Il 3 gennaio del 1929 è un giorno che passerà alla storia, nella vita di Padre Pio, come un giorno straziante, pieno di lacrime, pieno di dolore, e lo ricorderà anche nel corso della sua vita con tanti anniversari, con tante celebrazioni di sante messe. Fu il giorno che morì mamma Peppa. Mamma Peppa, lo abbiamo raccontato, era qui a San Giovanni Rotondo già da qualche settimana, dal 5 dicembre del 1928. Era stata convinta da Maria Pyle e soggiornava proprio da lei, e vi abbiamo raccontato quel bellissimo episodio quando cerca di baciargli la mano al figlio per lei, e il figlio gli sottrae subito la mano dicendogli: è un figlio che deve baciare la mamma alla mamma e non la mamma ad un figlio. E poi, quando Padre Pio si girò e andò verso la sacrestia, lei, con questo straordinario atto, si inginocchiò e baciò il pavimento dove il suo piede piegato aveva calpestato quelle mattonelle. Questo lo raccontano coloro che erano presenti a questo incontro del 5 dicembre del 1928, e nel 1929, il 3 gennaio, mamma Peppa morì. Era la notte di Natale, lo abbiamo anche raccontato, si ammalò proprio perché questo freddo qui di San Giovanni Rotondo, a cui lei non era abituata. Purtroppo quella giornata, dopo la notte di Natale, si mise a letto per la polmonite e non riuscì a vincere questa polmonite. Ci raccontano le cronache un pianto straziante e straordinario, quello di Padre Pio. Qualcuno dei presenti tenta di confortarlo: ma caro padre, lei stesso ci ha insegnato che il dolore altro non deve essere che un'espressione dell'amore e che noi dobbiamo offrirlo a Dio, perché dunque piange così? E Padre Pio rispose: ma questo è appunto, sono lacrime di amore e niente altro. Che amore.